Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi è sabato e bisogna preparare un dolce. Mi sembra giusto dopo una lunga settimana di sacrificio dove magari uno cerca di mangiare bene tutta settimana da lunedì a venerdì, io cerco, ci provo a mangiare bene da lunedì a venerdì, concedersi il fine settimana un dolce. Quindi ultimamente questo qua è veramente il mio mood e vedo che siamo un po' tutti contenti perché comunque aspettiamo il dolce del sabato. E in questi ultimi tempi ho iniziato a condividere questi dolci, queste ricettine su Instagram, sul mio profilo Instagram. Così ho pensato di riportare la ricetta nel dettaglio qua su YouTube. La scorsa settimana ho condiviso qua sul canale la ricetta dei brownies. Oggi invece faremo un dolce molto fresco, veloce, super gustoso, senza cottura, un dolce adatto a questo periodo dell'anno, quindi alla bella stagione, quando arriva la primavera si inizia ad avere voglia di cose fresche. Oggi prepareremo insieme la cheesecake alle fragole. Buonissimo! Bene ragazze, non perdiamoci in chiacchiere perché poi la cheesecake dovrà stare almeno 4-5 ore in frigorifero. Quindi adesso vi lascio dosi e ingredienti, così se avete voglia la prepariamo insieme. Questa cheesecake serviranno 250 g di digestive, biscotto che a me ha sempre fatto impazzire, soprattutto proprio nel caffè latte. Non so voi, ma io adoro questo biscotto da sempre. Ok, ho già preparato il mio Moulinex, adesso andiamo a frullarli, così facciamo prima piuttosto che romperli col mattarello. Io faccio prima a frullarli, quindi frulliamo il tutto. Questo qua è il risultato. Come sempre io devo sempre cambiare recipienti perché mi rendo conto che li prendo sempre troppo piccoli, quindi torno sempre a lui. Adesso ne dovrò comprare più di uno di questi qua perché ne ho solo uno così grande ed è quello che utilizzo sempre praticamente quando faccio questo tipo di ricette. Quindi questo qua è il nostro biscotto bello che è frullato. Occorreranno 125 grammi di burro, scusate, esattamente la metà di questo. Io prendo sempre questo qua della Vallée, è quello un po' più sano, non so, comunque mi piace molto questo qua, ci piace molto. Quindi adesso andiamo a dividerlo esattamente a metà e poi lo andiamo a far sciogliere. Facciamo sciogliere fiamma lenta. Ok, burro decisamente sciolto, adesso andiamo a unirlo ai biscotti. Uniamo il burro ai nostri biscotti tritati. Andiamo ad amalgamare tutto per bene, molto molto bene. Mi sono preparata questo piatto e questo anello per torte. Ovviamente ci vorrebbe la carta da forno sotto, io purtroppo l'ho terminata, però penso che comunque dovrebbe venire lo stesso ugualmente bene senza la carta da forno. Spero perché sennò lo potrò pubblicare questo video, perché sinceramente non volevo uscire a comprare la carta da forno, ma penso che verrà ugualmente bene. Quindi andiamo a mettere tutto il composto qua dentro e andarlo a solidificare bene e a creare una base ben messa, insomma tutta bella omogenea. Ecco, adesso andiamo a cercare di creare la base, quindi cercando comunque di crearla in una maniera omogenea, più omogenea possibile. Cerchiamo di rendere la base particolarmente tutta uguale perché sennò è un disastro. Ok, adesso intanto che prepariamo la crema andiamo a metterlo in frigorifero. Servono esattamente 500 g di Philadelphia, quindi abbiamo 190 più 190 più questo qua è da 80 più la metà di questo e riusciamo a fare 500 g di Philadelphia.
Ok, questi qua sono i 500 grammi di Philadelphia. Ok, allora poi adesso ci serviranno 300 grammi di panna che adesso andiamo a montare. Ho occupato anche le mie frustettine. Aggiungiamo la panna. Adesso andiamo a montare un po' e poi andiamo ad aggiungere lo zucchero e la vanillina. Non so se si è visto, ma ho aggiunto lo zucchero nel frattempo, perché mi sa che forse non ha registrato. Adesso un'altra girata e poi vado a mettere la vanillina. Aperta super bene, perché sennò ok, andiamo ancora a girare. Adesso andiamo a ritirare fuori la nostra base e andiamo a disporre la crema in una maniera molto molto omogenea su tutta la base, con molta delicatezza. Ho ripreso la spatolina perché secondo me è molto meglio dei tarocchi. Ok ragazzi, io penso di averla livellata abbastanza bene. Ok, dall'ultima spennellatina, ma bene o male penso che si sia livellata abbastanza bene. Adesso possiamo pensare di andarla a mettere in frigorifero. Ok, adesso andiamo a mettere in frigo 30 minuti, nel frattempo andiamo a frullare la marmellata di fragole. Allora, marmellata di fragole 200 grammi, adesso andiamo a prenderla e andiamo a frullarla. Grazie, usate il mini pinner perché lo frullatore non va bene. Ok, questa qua è la consistenza della marmellata. Adesso aspettiamo la mezz'oretta che è quasi scattata e poi andiamo a metterla sulla cheesecake. Adesso andiamo a metterci la marmellata frullata e la livelliamo per bene. Ecco, deve essere bella liscia, quindi la marmellata deve diventare una cosa unica. Cercate di usare spatoline, tarocchi, ho usato un po' di tutto e ci ho provato, insomma, a cercare di livellarla il più possibile. Adesso la andiamo a mettere in frigo almeno minimo 4 ore e poi dopo andremo a guarnirla con le fragole, però dopo, più tardi. Adesso andiamo a metterla in frigorifero, ci vediamo fra un po' di ore, ciao! Bene ragazzi, io ho già pronte qua le fragole, adesso andiamo a tirare fuori la cheesecake e andiamo a guarnire il tutto. Andiamo ad aprire la cerniera e vediamo se la nostra torta e voilà ragazze, guardate che meraviglia. Bene ragazze, direi che è venuta bene come doveva venire. Adesso andiamo a divertirci, andiamo a decorarla. Bene ragazze, la cheesecake è pronta, tra poco l'assaggeremo e mi ispira tantissimo, secondo me è venuta proprio bene.
chiude qua. Vi ringrazio ancora per averlo guardato. Fatemi sapere se anche voi avete fatto la cheesecake insieme a me. A casa mia è durata un giorno, se la sono divorata, era veramente molto molto buona. Poi con questo caldo improvviso devo dire che è stata super gradita. Se il video vi è piaciuto mettete un like, se avete voglia scrivetemi un commento perché a me fa sempre molto piacere leggere i vostri commenti. Io vi ringrazio ancora, vi mando un super mega bacione e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!